Salvo Cici, lei è il regista del cortometraggio Nickname Pinocchio, soggetto e sceneggiatura è di Giovanni Furneri. Questo è un progetto che è stato realizzato all'interno di un laboratorio teatrale scolastico a Misilmeri ed è stato commissionato dal MIUR. Ovviamente ha come tema principale i ragazzi. Qual è il cuore di questo progetto? Allora, intanto è cercare di combattere quello che è il bullismo, il cyberbullismo all'interno delle scuole. Viene creato sia dai ragazzi stessi, perché prima di girare il corto c'è stato un processo di preparazione dei ragazzi stessi, quindi hanno dovuto capire come funziona, qual è tutta l'iter per riuscire poi a girare il corto. Poi siamo subentrati noi come troupe, come con la mia regia e con la sceneggiatura appunto e il soggetto di Giovanni Furneri, abbiamo tirato fuori questo cortometraggio per cercare di sensibilizzare prima di tutto i ragazzi, quindi avere questi ragazzi che capiscono cos'è il cyberbullismo, la dispersione scolastica stessa, perché molti ragazzi, soprattutto nelle zone a rischio, chiamiamole così, non vanno a scuola, mentono, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo cercato di rappresentare in una maniera molto leggera, più che altro perché abbiamo messo dentro dell'ironia proprio per non cercare di trattare questi temi. E dare questo messaggio che è proprio questo corto che poi spero che vediate, insomma, che possiate riuscire a tirare fuori. Questa insomma è l'idea e sul quale ci siamo basati. Lavorare con i ragazzi com'è stato? Una bella esperienza, devo dire. I ragazzi che hanno partecipato erano una quindicina, 15-20 ragazzi. All'intorno si sono messi anche i genitori, perché comunque abbiamo cercato di creare questa sorta di aggregazione fra genitori e ragazzi stessi. Hanno partecipato due attori, uno di questi è da meno giunta, all'interno del corto stesso. E quindi non è facile, intanto, perché ragazzi, prima volta sul set i genitori, riuscire a far venire fuori quello che noi volevamo, quindi farli entrare nel personaggio. Però devo dire che poi loro hanno trasmesso la loro energia a noi come persone che hanno tirato fuori questa cosa, e noi a loro questa voglia poi di fare cinema e di realizzarsi. Quale sarà adesso il futuro di questo cortometraggio? Quali sono gli scenari futuri? Come verrà utilizzato? Ma il mio pensiero intanto è di darne una divulgazione totale affinché molti ragazzi possano riuscire a percepire questo messaggio. E poi speriamo nei vari concorsi, vediamo un attimino poi che cosa verrà fuori. Il punto principale per noi è la divulgazione a tutti i ragazzi, quindi la massima divulgazione affinché loro stessi possano poi rendersi conto di quale sia, cosa si debba fare e cosa è sbagliato. Progetti futuri? Progetti futuri, stiamo lavorando a dei documentari, no? D'altronde io nasco come documentarista, quindi insomma mi occupo più di documentari. Vediamo cosa riusciamo a fare, perché vorrei raccontare la cultura in Sicilia, cercare di capire un attimino e far vedere tutti i posti che non molti vedono. La mia idea è far alzare gli occhi alla gente, e quindi succede spesso che andiamo a vedere, sappiamo molto di quello che c'è fuori, dall'Italia stessa, ma non guardiamo e non conosciamo quello che magari calpestiamo o che abbiamo sopra la testa. Grazie. È una chicca che vi do, ma vedremo che verrà fuori.